Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video. Io sono Rigman e oggi siamo in questo nuovo video. Allora, oggi vi parlerò del mio play button. È una, praticamente è una parodia del play button originale che appunto ho creato io. Allora, ora vi farò vedere un po' come funziona. Quindi basterà che appunto accenderò, come vedete, l'interruttore qua, questo, girerò questa rotellina. Come si accendono le luci blu. Per spegnerlo faccio la stessa cosa al contrario. Come vedete, si spegne. Allora, adesso vi parlo un po' di come l'ho creato questo play button. Allora, il case di plastica è una custodia di un disco della PlayStation. Infatti non so se voi riuscite a leggere qua. PlayStation. Ok. Poi è stato molto semplice crearlo perché per creare la luce, un attimo che ve lo apro, ecco, per creare la luce, come vedete, ho usato quei LED, che è una striscia di 5 LED blu che ho preso all'interno del telecomando che trovate in questo video, oppure se volete vedere direttamente il mio drone in quest'altro video. Ok, per fare quella luce ho usato questi 5 LED, come vi ho detto. Poi qua la scritta "Congratulations for surpassing 200 subscriber" l'ho fatta con il computer e l'ho stampata su un foglio di carta. Rigman l'ho scritto sempre col computer e l'ho stampato sempre su un foglio di carta, ovviamente. E YouTube ho scaricato questa immaginetta da appunto internet e poi con Paint l'ho rimpicciolita. Come vedete, è venuta fuori un po' sbiadita. Perché ho attaccato tutto con la Vinavil e quindi è andata un po' a sbiadire, però non niente di che. Invece questo triangolo, questo qua, per farlo ho scaricato da internet un'immagine del play button di YouTube e con Paint l'ho ringrandita in modo da ingrandire anche il triangolo all'interno. L'ho salvata e l'ho stampata appunto. Una volta stampata ho tagliato il triangolo al centro e poi l'ho ricalcato su un pezzettino di cartone che poi ho colorato di rosso, come potete vedere, e incollato. Stavo sbagliando perché appunto, come vedete, qua dietro è giallo perché io lo stavo colorando di giallo. Il problema è che appunto mi ero accorto che il pennarello stava per finire, quindi sono riuscito a colorare fino a qua e poi il pennarello non è più andato. Invece davanti, contrario, per il rosso, che stava per finire anche quello, però sono riuscito a fare tutto il triangolo. Allora, ora vi spiego come ho fatto a fare il piccolo circuito. Allora, come sapete, no, non lo sapete, però vabbè, è alimentato, ora ve la faccio vedere, da una batteria lipo come questa. Se volete vedere di cos'è, cliccate il video che trovate qua da qualche parte. Comunque è una batteria da 240 mAh lipo, 3,7 volte appunto. E questi LED qui vanno a 3 volt, però hanno già delle resistenze che appunto permettono di abbassare i 4 volt della batteria lipo completamente carica, perché una batteria lipo completamente carica circa 4 volt, mentre da completamente scarica 3,6, dopodiché va ricaricata, e quindi appunto ha delle resistenze che non gli permettono di far andare dentro una corrente troppo alta, perché questo qui era alimentato quando ero nel telecomando a 6 volt e ovviamente funzionavano appunto. Allora, per fare il circuito, come vedete, ho collegato il cavo rosso che va sull'attacco della batteria qua, come vedete, il cavo rosso direttamente all'attacco di LED, infatti lo vedete qua. Mentre il cavo nero, come vedete, ho attaccato l'entrata dell'incastro della batteria qua. Ovviamente poi da qui esce un cavo che va dentro al polo positivo del LED. Appunto, questo interruttore come è fatto? Allora, come vedete, quando la corrente entra va fino a quel punto lì più o meno. Va fino a qua in fondo. E appunto non fa contatto con niente, ma appena io vado ad aprire il circuito, come vedete, si chiude in questo modo e fa passare la corrente fino a qua che va ad accendere i LED. È molto semplice come circuito.
Ma io direi che per questo video, ragazzi, è tutto. Spero che vi sia piaciuto. Tutti i link li trovate in descrizione e ciao!